L'idea di realizzare questa installazione nasce da esperienze che sono già state fatte sul Comune di Torino a livello primordiale nei primi anni 2010. Che cos'è un rain garden? Un rain garden è una riconnessione tra la superficie e gli strati profondi del suolo. Questo sarebbe il rain garden verticale, per cui noi riconnettiamo questi due aspetti del suolo. La superficie, che spesso e volentieri è pavimentata, per cui restituisce immediatamente l'acqua a quello che è il sistema di smaltimento, che spesso va in crisi o addirittura collassa, come siamo abituati a vedere in occasione delle bombe d'acqua che si verificano sempre più spesso. In questa installazione si simula appunto quello che è la restituzione di questo spazio da parte del suolo pubblico, intendiamo, per cui questo simula praticamente quel spazio che è dovuto agli stalli, appunto, dicevamo, delle isole ecologiche, ma anche il sacrificio di qualche parcheggio, e fornendo un servizio che è assolutamente insostituibile, cioè noi razionalizziamo la permeazione dell'acqua. Le specie che si utilizzano sono delle specie che, oltre ad avere un aspetto gradevole che deve restituire bellezza anche al paesaggio, devono essere anche adatte a stare qualche ora in immersione, perché comunque la capacità del giardino di assorbire acqua è intensa, per cui ci potrebbe essere uno smaltimento lento, ma devono anche al tempo stesso resistere alle situazioni di siccità. In questa installazione abbiamo cercato di dare una suggestione di una potenziale aiuola interpretata in maniera stilizzata. Rappresenta una foglia con una commistione tra materiali lapidei che servono appunto sempre sul tema dello smaltimento delle acque e la cattura delle acque a riconnettere gli strati superficiali con quelli profondi, ma declinata attraverso l'uso di aromatiche che per loro natura sono specie resistenti alle alte temperature e alla siccità, proprio per l'effetto che danno gli oli essenziali che contengono, che gli permettono di sopravvivere anche alle alte temperature. Anzi, di contro, le aromatiche hanno il problema di avere marciumi radicali nel momento in cui c'è troppa disponibilità di acqua.